Ci troviamo all'interno del cortile dell'ex Collegio San Vincenzo, qui in Via Landi. Sono in corso i lavori iniziati nel luglio del 2017 che termineranno nel maggio del 2019 per il recupero della struttura che poi potrà ospitare 92 studenti. Nell'edificio saranno ricavati, oltre agli alloggi, anche diversi spazi comuni, tra cui una mensa che sarà aperta a tutti gli studenti della città, sale studio, spazi di socializzazione, una cucina, una lavanderia, aule didattiche. Verrà ricavata una palestra che, grazie a una convenzione con il Comune di Piacenza, sarà messa a disposizione anche degli studenti della scuola media Nicolini. Tutti gli spazi saranno fruibili anche da persone con disabilità. E durante i lavori è stato scoperto un loggiato, recuperato e aperto con uno sguardo sulla città. Abbiamo avuto la fortuna di renderci conto della presenza delle colonne sottostanti. Durante i saggi che abbiamo effettuato prima di realizzare i lavori abbiamo individuato le colonne, la presenza ancora degli archi sovrastanti e quindi sempre con il consenso della sovrintendenza che ha collaborato dall'inizio e con la quale c'è sempre stato un ottimo rapporto, abbiamo deciso di rimetterli in mostra. Siamo entrati all'interno della struttura e qui verrà realizzata la mensa. Ci sarà la possibilità per gli studenti dello studentato, quindi di quello che sarà il collegio, ma anche gli studenti esterni, che soprattutto quelli vicini del Politecnico, ma ovviamente aperto a tutti gli studenti che sono nella zona. Gli ospiti avranno a disposizione anche un'ampia terrazza e un salone che potrà essere utilizzato per eventi pubblici. Qui siamo sulla terrazza che vanta una stupenda vista sulla città. Sì, esatto, questa è stata recuperata anche questa, con la possibilità di vedere da Sant'Agostino a Sant'Antonino al teatro municipale, quindi sui tetti della città, veramente una vista che porterà anche a facilitare lo studio probabilmente. Questa è la sala studio che è sopra l'ex canonica della Chiesa dei Teatini, è una delle parti più storiche di tutto il complesso. Abbiamo riaperto le finestre che erano state sommariamente chiuse, manteniamo i pavimenti. Una porzione della struttura sarà destinata a mini alloggi che potranno ospitare sia studenti che docenti. Il 60% delle stanze verrà destinato a studenti meritevoli con reddito basso. Ci addentriamo nel corridoio dove un tempo c'erano le aule e qui verranno realizzate le stanze. Sì. Siamo nella fase, diciamo, di avere suddiviso poi tutte le aree, mantenendo quelle che erano le divisioni, il corridoio è rimasto lo stesso, ovviamente quelle che erano aule sono state poi suddivise con stanze quasi tutte con singole con bagno, alcune ovviamente doppie in base all'impegno poi che avranno gli studenti. All'interno del complesso verrà realizzato un ampio giardino e nel cortile sarà messo a disposizione degli ospiti un parcheggio di 260 metri per le biciclette. L'intervento, che costa 4 milioni di euro, è interamente finanziato dal MIUR, l'immobile di proprietà del comune che lo ha concesso per 30 anni alla Morigi De Cesaris. All'esterno dell'immobile che affaccia su Via Landi è stato posizionato un totem con tutte le informazioni sulla storia dell'ex collegio e l'avanzamento dei lavori.